Allora, a me è sempre piaciuto scrivere da quando ero ragazzino e ho sempre cercato un modo per poter esprimere quello che volevo esprimere, quello che sentivo di avere da dire, esprimere quello che volevo esprimere e dire quello che avevo da dire. Esprimendolo. Certo, ovvio, e dicendolo. Ma non sono mai riuscito a trovare un veicolo per poter veicolare quello che avevo da dire. E ho trovato in Instagram un modo per poter arrivare a tanta gente, perché mi sono reso conto che c'erano già delle persone che lo facevano, delle persone che riuscivano a fare quello che mi sarebbe piaciuto fare. Quindi ho detto, vabbè, come faccio? Perché Tipo Instagram alla fine è un social che è molto visivo, basato sulle fotografie, basato sull'immagine. Però a me piaceva scrivere. Pensavo, come posso fare quello che voglio fare, però in un ambito, in un ambiente in cui domina l'immagine. Inizialmente non facevo i contenuti che faccio adesso su Instagram, facevo delle vignette, quindi ho cominciato a disegnare, anche se alla fine disegnare non è sempre stato il mio forte, però ci ho provato e alla fine ci sono riuscito. Facevo delle vignette che erano divertenti, poi ho avuto il cambio, la mia attività ha virato su quello che poi è diventato il mio cavallo di battaglia, chiamiamolo così. Ah sì, ma vabbè, tu prima mi avevi detto questa cosa e non ho risposto. Vabbè, ho unito le due cose, quindi ho unito le immagini, ho fatto, ho cominciato a fare delle illustrazioni e sulle illustrazioni poi mi metto a scrivere, che poi spesso sono anche non so, poesie con delle illustrazioni e roba del genere, un po' come fanno anche loro, solo che loro sono un pochettino più buttati sul fumetto. Le mie sono delle illustrazioni che, vabbè, ho il limite di non essere chissà quale disegnatore, vabbè, quello che riesco a fare faccio.